Oggi parliamo del lato oscuro di Sanremo. No, non starò a parlare degli scandali, dei concorsi truccati, delle vicende che hanno fatto la storia del festival in questi anni. Più che altro di tutto ciò che ci gira intorno. Sanremo è l'evento musicale dell'anno, dove tutti sono lì, c'è un gran carrozzone nel vero senso del termine, dove ci sono tutte le radio, i giornalisti, gli agenti, le agenzie, i presentatori di qualsiasi specie che vanno lì per qualche motivo, e tutta una serie di eventi satellite legati al festival, che ripeto non è un festival. E allora cosa porta tutto questo? Ci sono tanti che durante l'anno cercano di vendere il sogno di andare a Sanremo. E la scuola per Sanremo, il concorso per Sanremo, ti faccio fare il disco, ti porto a Sanremo. E soprattutto anche lì per lì sappiamo che, come dire, tanti che promettono, magari anche dietro pagamento, di riuscire a portarti a Sanremo, sul palco più ambito d'Italia. Beh, qual è il punto? Come qualsiasi tipo di scorciatoia che ti porti al successo, in realtà non ti porta da nessuna parte. Voglio dire, se non ti crei una carriera, se non ti crei un seguito e soprattutto se non ti crei un background dal punto di vista musicale, è difficile tu possa passare da suonare al bar sotto casa tua direttamente al palco dell'Ariston. Sì, ok, ci può essere a chi è successo davvero, però proprio per quello, con quell'esempio vincente, diciamo così, cercano di fregarti. È un po' come qualsiasi tipo di concorso a premi, non so, il gratta e vinci, il Superenalotto. Per uno che vince ci sono milioni che non vincono per niente. E allora su questi milioni qualcuno cerca di lucrarci sopra. Ci sono tante cose lì a Sanremo, è un ambiente scintillante sotto tutti i punti di vista. Però quali sono quelle che veramente ti portano fama, visibilità e credibilità come artista? Beh, molto poche. Se ci devi arrivare a Sanremo, che può essere un obiettivo più che dignitoso, cerca di trovare la strada senza scorciatoie, senza farti accecare dal fumo negli occhi. Sanremo può essere un obiettivo importante, anche se non è più così determinante per costruire una carriera, perché come abbiamo detto, poi Sanremo non ti assicura né l'album in cima alle classifiche né gli stadi pieni per i concerti, però può essere comunque un punto di visibilità irripetibile. E allora può essere da ricercare, senza però perdere di vista la strada maestra, soprattutto in virtù di tanti che cercano di cogliere l'occasione della tua ambizione e magari anche del tuo talento. Continua a seguire Vita di Essere DJ oggi, sia su YouTube che su Facebook. Stiamo per concludere la nostra Sanremo Week. Mi raccomando, un bel like e alla prossima!